È un appello all'unità per salvare 560 posti di lavoro, quello emerso nel corso dell'affollata assemblea a cui hanno partecipato i dipendenti, politici e sindacati promossa dall'associazione Lavoriamo per l'Aquila, a cui hanno aderito i dipendenti del consorzio lavorabile che gestisce per conto di Trascom la commessa del call center IMPSINA in Equitalia. I criteri del prossimo bando con cui l'INPS intenderebbe riaffidare il servizio penalizzerebbero la qualità del servizio e aprirebbero alla delocalizzazione. Un'ipotesi da scongiurare per un comparto, quello dei contact center, che nella sola provincia aquilana occupa più di 2.500 persone. Una strada, stando a quanto emerso nell'incontro, potrebbe essere quella di attingere le risorse per le attività produttive messe a disposizione dopo il terremoto, i famosi fondi del 4% per la ricostruzione. E non si sta facendo abbastanza per lottare contro la delocalizzazione all'estero, contro le gare al massimo ribasso che, come anche in questo caso, rischia di essere. E negli ultimi tempi si sta assistendo anche a gare da parte di grandi enti pubblici come Poste, Edel, addirittura la Regione Lazio, in cui si fanno gare, il cui risultato è un ribasso micidiale perché molto peso si dà al costo del lavoro, che in questo settore costituisce il 90-95% del costo totale. Fare gare al massimo ribasso significa abbassare la quantità di lavoratori, senz'altro, ma soprattutto la qualità del lavoro. Evitando queste cose, in questo settore invece ci può essere un grosso sviluppo. All'Aquila, utilizzando anche, come l'associazione dice da tempo, una parte dei fondi del 4% per lo sviluppo, è un settore che può avere un grosso sviluppo rispetto ai dati ufficiali e alle possibilità concrete. Più complessa invece è la questione dell'applicazione della clausola sociale, ossia di quello strumento legislativo che obbliga l'azienda vincitrice della nuova gara a riassumere i lavoratori della vecchia, che secondo alcune voci non potrebbe essere applicata alle aziende vincitrici di subappalto. Di tutt'altro parere, invece, il presidente di Lavoriamo per l'Aquila, Critarola. L'altra cosa preoccupante è che gira una voce, finora non supportata da elementi, sentenze, pronunciamenti di qualcuno o da norme di legge, che dice che i dipendenti delle aziende in subappalto non avrebbero l'applicabilità della clausola sociale. Io contesto decisamente questa cosa e aspetto con ansia che qualcuno me lo dimostri.